Bene, allora parliamo un po' di questo Acer 5738. Allora, gli altoparlanti che sono dentro questo computer sono esattamente questi signori, eccolo qua. Questo è uno e questo è l'altro, eccoli qua. Allora, uno va posizionato esattamente qui. E l'altro va posizionato esattamente in questo punto. Ora, uno è completamente sfrantucato perché essendo in foam si sbriciola col tempo. E l'altro stava seguendo le stesse caratteristiche di sbriciolamento. Quindi sono andato a vedere su internet, eccoli qua. Mettiamolo all'incontrario, così facciamo, anzi, aumentiamo la visuale. Eccolo qua. E lo mettiamo in fianco. Anzi, accorciamo un attimino, così lo portiamo alla proporzione giusta. Eccolo qua. E €83,69. Torniamo indietro. È vato, ecco. Adesso andiamo a vedere quanto li ho pagati io. Ne ho comprate due coppie. La prima scontata e l'ho pagata €3,67. La seconda coppia €7,45. Eccole qua. Una e una due. Ora apriamo il pacchettino e ci troviamo dentro esattamente i due altoparlanti. Questo è uno e lo mettiamo qua. Eccolo lì. Adesso andiamo a vedere l'altro. Lo giriamo. E ci troviamo dentro esattamente altri due altoparlanti. Ora due più due nuovi consegnati stamattina con tanto di fattura e provenienti direttamente dalla Cina con Alibaba. E praticamente hanno fatto tappa in Irlanda, se qualcuno. Ecco qua. Questo qui sono ricambi originali prodotti esattamente dalla ditta. Hong Kong è consegnato praticamente notebook, speaker, eccetera, eccetera. Allora, 7,45 7 più 3,60, io con 10 euro ho portato a casa due coppie di altoparlanti e qui dalle nostre parti le vendono esattamente a €83 una coppia. Allora, quando io vi dico dell'hi-fi la stessa identica roba, allora, mi dovete un po' credere perché effettivamente è così che stanno le cose. Ora tiriamoli fuori. Eccoli qua. Eccolo qua dov'è. E l'altro è questo. Nuovi di stecca e nuovi di stecca, eccolo qua. Eccoli qui appaiati. Ora uno girato da una parte, aspetta che li giriamo tutti e due dalla stessa parte.
un attimo che, essendo estremamente piccoli, sfuggono un attimino di mano, però insomma poco male. Eccoli qua. Quello sotto è leggermente andato, quello sopra è leggermente più nuovo e oltretutto sono completi. Ecco fatto. Quindi da 10 euro per due coppie a 83 euro una coppia, che corrisponde a 160 euro, 165 euro di due coppie, e questi qua sono gli stessi soldi che voi pagate la roba già importata in Italia rispetto a quella che arriva dalla Cina. Allora, se io con 10 euro ho portato a casa la coppia nuova e da un'altra parte volevano due coppie nuove, ho portato a casa con quei stessi soldi, eccoli qua, che li tiriamo fuori, che tanto non c'è niente da nascondere. Eccoli qua. E questa qui è la mia copia vecchia del computer che ho tirato giù. Allora, 83 più 83 fa 165, 166 euro contro i 10 euro che ho pagato di tutte e due le copie con la spedizione dalla Cina. Ho aspettato 15 giorni, però che cazzo me ne frega a me, perché devo spendere 150 euro di differenza per avere la stessa roba? Quindi in hi-fi e in elettronica, quando io vi dico le cose che i prodotti quando arrivano in Italia vengono aumentati dal 300 al 1000% in più o dal 500 all'800% in più, mi credete? Insomma, ecco, andatevi a vedere. E poi ci sono tanti importatori che le importano a 41 euro, a 29,90 euro, a 39,90 euro, eccetera, eccetera. Dopo ognuno fa il suo prezzo. Io ho fatto in linea di massima il prezzo che trovate in Cina direttamente alle case produttrici e il prezzo che trovate con una importazione. Capisco che quelli che li importano devono aspettare 15 giorni e tutto quanto, ma pagarli 3,90 euro oppure 7,90 euro e pagarli 83 euro, insomma, penso che valga la pena di aspettare una settimana, 10 giorni, no? Io li ho ordinati esattamente al 27 di febbraio, siamo al 10 di gennaio e sono arrivati. Eccole qua. Direttamente dalla Cina, come abbiamo detto. E hanno fatto tappa in Irlanda come sbarco sdoganamento per l'Europa. Eccolo qua. Questo è uno, e questo qui è l'altro, suo identico fratello, perché loro ogni copia, cioè loro non ti mettono due copie dentro lo stesso pacco, ti mettono una copia per ogni pacco. Chiuso il discorso. Perché quando c'è la confezione ce ne sono dentro due copie, cioè c'è dentro una copia, e loro sigillano il pacchetto perché questo qui è un prodotto finito come ricambio dell'Acer. Ecco fatto. Ora voi quando andate in un negozio di Acer per farvi cambiare gli altoparlanti, che vi fanno pagare esattamente quanto costa un PC comprarvelo nuovo, la Mariella ha comprato un notebook bellissimo della HP nuovo, l'ha comprato 2 mesi fa, costava 497 euro con 500 di hard disk, 8 giga di RAM e tutto quanto, l'ha pagato 289 euro. Perché deve pagarlo 500 euro? Questo qua non l'ho mica capito io, queste robe qua, eh. Solo che in Italia, quando, ecco, e poi la Mariella mi ha regalato un notebook, adesso andiamocelo a vedere se riusciamo a tirarlo fuori, nuovo di stecca, un Samsung S24, nuovo, 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 e oltretutto con la custodia in pelle, ne ancora usato. Eccolo qua. Con la custodia in pelle, ne ancora usato.
Quanto l'ha pagato? 99 euro contro i 200 euro che lo vendono in bottega con tanto di custodia. 260 euro, a dire la verità. Quindi, qua vi vendono le cose a 3 volte di più del loro valore e vi dicono che non ci guadagnano niente. Questa qua non riesco a capire queste cose qua io, eh. E voi più andate a farvelo mettere nel culo e più siete contenti perché avete l'amico di fiducia, il negoziante di fiducia. Ma che cazzo me ne frega a me dal negoziante di fiducia? Io, due altoparlanti per il notebook, arrivati direttamente dalla Cina, li pago 3,79 euro, qua li pago 80 euro e poi è di fiducia. No, è una presa per il culo quella lì, non è una fiducia. Ciao a tutti, va.